Buongiorno a tutti, come vedete Carola sta raccogliendo, è stufa del disordine, tanto per cambiare. Lei è concentrata ed è felice perché i Weber si spostano in città. Sì, perché insomma Samuel ha cominciato a diventare importante, è stato promosso. L'ultima volta che l'avete visto al lavoro, che ha fatto le visite fuori casa, poi alla fine è stato promosso e quindi comincia ad aver bisogno di stare in una grande città. E la più contenta è lei. La più contenta è lei perché può fare il cavolo che vuole, cioè sa che può scendere dall'appartamento, si trova in piazza, può trovare degli amici, può trovare un ragazzo, può fare le manifestazioni insieme alla zia Emily. Quindi, signori, è ora di traslocare, trasferisci la famiglia. No, che separati, trasferisci l'unità. Li vedremo nel loro nuovo appartamento, ragazzi. Abbiate un attimo di pazienza, devono preparare gli scatoloni e tutto. Siete pronti? Tu vai a lavorare. Vai al lavoro perché sei già in ritardo e devi guadagnare. Ecco qua il nuovo appartamento degli Weber. Allora, qui si entra, c'è la sala da pranzo. Su, entra, vediamo come state prima di tutto. Ok, comincia a, perché noi dobbiamo anche per ora sui muri non ho messo niente perché devo sistemare le cose che ci sono nell'inventario di famiglia. Dunque, cominciamo. Intanto assegniamo i letti. Questo è, lei ha già capito qual è la sua cameretta, un po' dark. Assegna il letto a Soledad, un po' dark. Lei ancora, questa è la sua macchina fotografica, a lei piace fare foto, a lei piacciono un sacco di cose. Come tutti gli adolescenti ancora non ha capito bene cosa farà nella vita, no? Gioia, tu non cominciare a far arrabbiare tua sorella. Assegna il letto, scusate, ma è importante, quindi assegna il letto a Marlene e qui assegniamo il letto a Leon. Ecco qua, Leon, perfetto. Sta piovendo, ragazzi, l'autunno è l'autunno. Allora, visto che siamo sopra, cominciamo da sopra. La camera di Samuel e di Carola, e gli sono restati 7.800, e qui ci aggiungerò le foto del matrimonio, poi lo faccio fuori registrazione. Hanno una bella camera, la più grande di tutte, con il loro bagno, anche qui un po' spoglio perché non volevo spendere troppo in questa casa, perché poi magari non... Qui c'è una libreria e le poltrone di fronte alla meraviglia di spettacolo, di panorama che si gode dalle finestre. E qua c'è il loro bagno, le camerette di finalmente. Poi Soledad è contenta di avere una camera tutta per sé, perché fino ad ora Soledad aveva dormito da sola, sì, ma con una camera comunicante con i ragazzi. Quindi adesso Soledad ha fame. No, non cucini, ti eserciti con la chitarra. E la tua mamma intanto prepara da mangiare. Dicevo, qua c'è la cameretta di Leon, la sua scrivania. Lui veramente è artistico, per cui vabbè, il teatrino ce l'avevamo, gliel'ho portato.
Questa si è messa a giocare con le bambole, invece Marlene mi vai giù e mi prepari da mangiare e vediamo se il frigo è pieno delle cose che c'erano anche di là. Sì, meno male, le ha ritrovate. Allora, cena a base di tacchino, chiama a tavola. Che ore sono? Ma le 16:45 è un po' presto. Fatevi una fetta di... È un po' presto mangiare a quest'ora, dai. Tu i compiti, io lo so che non li hai perché li hai dimenticati di là, ma ce li ho io nell'inventario di famiglia. Qui c'è anche un bagnetto al piano terra, insomma, negli anni 60 gli appartamenti di città, soprattutto in un quartiere di lusso come questo. Questo è il quartiere più di lusso. Hai finito di lavorare già, poverino. Avete tutti fame, bah, alle 17:13, se vi sembra l'ora di cenare, non lo so. Vabbè, mangiate, che vi devo dire? Apri e mettiamo appunto il tacchino a tavola e lei chiama a tavola. Vediamo se ci riesce di farli, chiama al pasto grandioso. Boris, ciao papà. Hai saputo, la cosa più di tendenza al Festival del Didiglio è creare dipinti. Lo so papà, ma Carola non è portata per i dipinti. Quindi adesso cenano tutti, qui c'è la loro sala da pranzo e qui c'è un angolo studio solo di Samuel, guai a chi gli tocca la sua scrivania perché ha tutta la documentazione, le analisi, tutto l'archivio delle analisi sugli ammalati, su quelli che ha curato, sui pazienti che è andato a curare a domicilio. Qui ci sono delle riviste invece per Carola e qui adesso adesso appena finisco la registrazione, dobbiamo rimettere tutte le piante che ho tutte nell'inventario di famiglia. Quindi qua c'è un bagnetto minimo proprio, beh, insomma, tanto minimo non è, c'è la doccia, finalmente la doccia si può avere nel 1900, siamo 65 più o meno, e qui c'è insomma un angolino bar con le bottiglie che hanno rimesso anche qui, sono un po' beoni in questa famiglia, guardate qui, ci sono anche queste. E poi ho portato via anche il bar Mappamondo, ma mi sa che me lo vendo perché c'è il bar. Questa chi è? No, scusate, è Soledad? Cosa ci fa in casa nostra? Scusami, ma ti devo mandare via, Amelie? Abbi pazienza. Altre scelte, amichevole, manda via, fai una presentazione, ma poi mandala via. State mangiando. Ma com'è che la gente deve entrare così senza bussare? Amelie, potrebbe diventare una buona amica di Soledad, in effetti. È un'adolescente anche lei. Non so se ve la ricordate, è la nipote della tua. Ma chi è che entra così? Questa mo chi è? Raro, ma allora, blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare. Guarda lì, ci viene, cioè io non ho capito. Adesso, per favore, Soledad, fai amicizia con Amelie. Presentazione amichevole, però gli altri due li dobbiamo mandare via, ma non si può che la gente ti entra in casa così. Basta, Amelie, basta, vai a mangiare, fai amicizia. Questi qui li mandiamo via, devo sbloccare la porta perché se no non mi vanno via, sblocca e poi la riblocco perché veramente non è possibile. Tu devi andare al lavoro. Vai a lavorare, è vero che lei lavora come babysitter. Vai Gioia, vai, Soledad si trova al lavoro.
Mandiamo via un po' di gente, per favore, perché veramente non esiste. Eccolo qua, il mio cucù. Allora, togliamo il cucù perché io mi dimentico sempre di togliere l'audio al cellulare. Dove sono gli intrusi? Allora, manda via questa qui. No, tu ci hai parlato? Mandala via. Presentazione, non lo so, falla amichevole, ma poi mandala via, ma dimmi tu. E anche qui, presentazione amichevole. Oh, ok, chiedi di andare via. Possibile che non c'è? No, non è possibile. Manda via, ma perché? Perché non c'è manda via più? Eh? Che calcia il pallone? Sai quanto me ne frega di cacciare il pallone? Chiedi se è una sirena, rallegra, altre scelte, niente, non si può mandare via. Dimmi tu se è una roba normale. Forse è la nostra donna delle pulizie? Magari è così. No, se no ci sarebbe scritto. Allora, lei poverina è andata con la fame. No, no, non suoni la chitarra, no. No, ma guarda un po'. Ma porca miseria. Manda via. Oh là. Benissimo. E poi manda via. Pensa a te, in tre sono arrivati. Arrivederci, vattene. Anche lui, ma che ci fa lui? Ma pensa a te, non ti offriamo la cena, guarda un po'. E manda via anche lui. Oh, no, ma ne è arrivato un altro. Ma cos'è? Allora, Soledad va a preparare la piccola Lidia per andare a letto. La chiama, nessuna risposta. Apre la porta. Oh no. Ogni parete è sporca di rosso, blu e di un misterioso marrone, oddio, che schifo. Quei colori sono anche sul viso di lei, sui suoi capelli e la bambina continua a lanciarne dalle dita. Misterioso marrone, temo di sapere cosa sia. Soledad la prega di fermarsi. Ma lei si limita a gridare: no, Soledad non dovrebbe assegnare punizioni, ma deve pure far qualcosa. Assegna una punizione. Lidia è furibonda, ma ecco, anche questo qui me lo mandi via. Presentazione divertente, poi me lo mandi via. Io non capisco perché in questo appartamento. Tu devi andare via! Hai capito che devi andare via? Ma l'hai capito o no? E adesso mandalo via. Ma porca miseria, arrivederci, mandalo via. Adesso la blocco, ma cioè, ritorniamo nella nostra villetta perché non è possibile che abbiamo tutta sta gente qua. Tu hai mangiato, Leon? Sì. Tu hai mangiato mica tanto, Marlene. Mangia una porzione, mangia cena a base di tacchino. Tu hai mangiato? No, mangia cena a base di tacchino. E tu hai mandato via sto qua? No, ragazzi, non è possibile. Mandatemelo via, per favore. Ma io sono veramente sconvolta. Blocco la porta se questo esce finalmente. Se ne va? Sì, e vai. Ok, blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare, ma cioè, in quattro sono arrivati, vi rendete conto? Allora, tu, gioietta mia, sai cosa hai combinato? Tu spero che ce li abbia i compiti nell'inventario. Sì, tu brava, ce li hai. No, lei ha già fatti i compiti. Tu invece, signorino, e anche la signorina Soledad me li aveva lasciati nel vecchio appartamento. Adesso mettiamo i mezzi muri.
E la cucina l'avete vista? Sì, avete visto tutto praticamente. La cucina con i muri alti è così, c'ha gli armadietti, qui c'ha le bibite, qui finalmente abbiamo messo il coprifuoco e adesso loro per Soledad, però Soledad finisce di lavorare a mezzanotte. Fino a mezzanotte non le possiamo mettere il coprifuoco, poverina, lei lavora, quindi no, non si può, a meno che non ci sia, crea un disegno, non ci sia mezzanotte, ma mi sembra che ci sia alle 23, 21, 23, 19, no, poverina, non le possiamo mettere il coprifuoco. Lei sta andando a lavorare, guadagna i suoi soldini. E quindi ecco, Weber si sono trasferiti qui perché qua c'è, qui è il luogo della palestra. Io prima che riesco a orientarmi, sì, è dove c'è la palestra, ma è anche dove c'è il podio per fare i discorsi. E quindi quando lei verrà qui o inviterà qui, insomma, lei è felice di stare qui, quando inviterà qui la zia Emily, lei avrebbe preferito andare nel quartiere dell'arte, ma i genitori hanno detto no, è più prestigioso quando Samuel sarà medico. Sei andata già a dormire tu alle 23:30, sì. Direi che è ok, tu sei a posto, dormi e tu ancora non hai sonno. E allora sai che facciamo? Perché stai dormendo? Ma dove? Ah, ok. Invece sai che facciamo? Facciamo che tu vai in bagno, qui c'è il bagno dei bambini, usa, no, fai la pipì come una campionessa e poi dormi perché tu i compiti li hai già fatti. Adesso devo verificare se lui li ha fatti. Non è iniziato. Ah, vabbè, domani è domenica, dai. Ok, ce la possiamo fare. Quindi, domani, oggi Soledad ha portato a casa 228, poverina. Ah, beh, ha mangiato anche a casa chi c'è qua? Soledad. Brava amore, mangia, e poi vai a dormire anche tu, che domani è domenica, ti godi un po' la città. Era il suo sogno venire a vivere in città, insomma, gli adolescenti sono così. Quindi lei non ha conosciuto quella Amélie. Vabbè, deve arrivare al livello 2 di carisma. Ah, ok, però devi anche fare i compiti. Quindi ragazzi, io vi saluto, anche se è breve, ma devo finire di sistemare tutto, i fiori, le piante, i compiti, le cose importanti. Per cui vi saluto, i nostri Weber si sono trasferiti in città con la felicità massima sia di Soledad che di Carola, perché anche Carola, sapete, insomma, è una che viene da una famiglia molto chic, molto un po' snob. E quindi la città per lei è il massimo. E siccome siamo nel 1960, finalmente possiamo vivere nell'appartamento. Prima o poi anche la zia Emily si trasferirà in un appartamento più modesto. Lei andrà nella zona sicuramente più popolare, cioè quella del peperoncino lì. La zona dove c'è il Festival delle Spezie, andrà a vivere lì con la sua famiglia in un appartamentino molto modesto, perché sapete che Emily non ha grilli per la testa, però anche lei, essendosi data alla politica, sente il bisogno proprio di stare in città. E io vi saluto, spero che questa iniziativa, vi sia piaciuta. E adesso finisco di sistemare la dormipure, no, prima vi faccio fare i compiti. Finisco di sistemare la casetta con tutto quello che ho nell'inventario di famiglia. Ciao a tutti!
Ciao ciao!